Credi che il mondo supererà tutto questo? La guerra, dico, è ghiaccio? Proprio non lo so. In questi ultimi giorni mi sono chiesto come fare a non trasmettere ai miei figli quello che ho vissuto, se mai ne avrò, o ai ragazzi delle scuole nelle quali andrò a insegnare. Perché? Ho l'impressione che certe cose sia meglio non raccontarle, che sia meglio far finta che non siano mai accadute. Non sono d'accordo. La memoria è tutto. Se non raccontiamo quello che è successo, si perderà il senso delle nostre battaglie. La gente dimentica presto. Se abbiamo una speranza, e non è detto che l'abbiamo, è nella memoria. Sono certa che i fatti verranno raccontati, quelli di Montesole così come quelli di altre parti nel mondo, ma non credo che sia sufficiente. Cioè, dovremo trasmettere le emozioni. Si raccontano più cose con le emozioni. Il racconto dei fatti non basterà. Non so, mi sembra una cosa difficile da fare, anche a me. Dovresti scrivere un libro appena torni a casa. Elena Beltrami non ha neanche 20 anni e da 20 mesi combatte come partigiana guerrigliera nella Resistenza sugli Appennini bolognesi, in particolare nella zona di Montesole. Qui siamo alla fine del libro. Il libro è La carezza e la mitraglia. E lei sta per partire per la sua ultima missione in solitaria, che è quella di uccidere Walter Röder, responsabile, quindi nazista, SS, comandante SS, responsabile degli eccidi di Montesole, quelli che vengono chiamati gli eccidi di Montesole. Perché scrivere narrativa a distanza di così tanti decenni sulla Resistenza? Non è una domanda semplice alla quale rispondere. Dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944 muoiono oltre 700 civili solo nella zona di Montesole. Se ne contano più di 1.000, molti più di 1.000, se si comprendono in questo calcolo i comuni limitrofi, Grizzana Morandi, Marzabotto. Che cosa è rimasto di quei fatti oggi? Consideriamo anche che la storia, quel tipo di storia, quella storia nelle scuole non viene raccontata, non nei programmi ministeriali perlomeno. Quindi come trasportare, diciamo, quei contenuti fino a oggi? Beh, ci sono due modi, no? Almeno due modi principali, che sono, lasciando stare la cinematografia, stiamo parlando di letteratura. Sono la saggistica e sono appunto la narrativa. Attraverso, e sono due mezzi completamente diversi, ovviamente. La saggistica racconta i fatti, gli studi storici e la critica. E trasmette la critica che su quei fatti si può veicolare, mentre la narrativa è un metodo espressivo più affine alle emozioni, cioè attraverso la narrativa si possono trasportare le emozioni, forse anche attraverso la saggistica, quando la saggistica è molto buona, ma non è, diciamo, il suo proprio, non è così semplice farlo in quel contesto. Con la narrativa forse è uno strumento più affine, diciamo, alla narrativa, a questo tipo di strumento che sono appunto le emozioni e i sentimenti. E io credo che attraverso le emozioni e i sentimenti si possa arrivare più a fondo nell'animo delle persone, nell'animo dei lettori. A parte che la saggistica non è per tutti, no? La saggistica è per le persone interessate. Ad approfondire i temi storici su quegli argomenti, mentre la narrativa forse è per tutti, anche se noi siamo un paese nel quale si legge pochissimo, però è uno strumento più semplice, forse, la narrativa. E attraverso questo, appunto, si veicolano le emozioni. Dove arrivano le emozioni? Le emozioni arrivano in una parte più profonda del nostro animo. Le emozioni restano lì. Le nozioni storiche si possono dimenticare, ma le emozioni in qualche modo restano ancorate nel nostro profondo, come dei sassi che si sono fermati lì, e magari nel tempo
escono, magari perché si ricorda quello che si stava facendo mentre si è provato un'emozione, si ricorda una musica, si ricorda un odore, no? Si ritorna a quel momento e attraverso quel veicolo escono le emozioni che noi abbiamo provato. E attraverso le emozioni si possono poi veicolare anche i fatti storici realmente accaduti, è quello che succede nei romanzi storici. Un romanzo storico ben scritto, un romanzo storico che si basa su fatti, su studi profondi, no? Su studi approfonditi. E questi studi possono essere veicolati attraverso il racconto e si mettono sopra alle emozioni e viaggiano insieme alle emozioni. E quindi nel tempo rimane non solo l'emozione, ma anche il ricordo di ciò che si è letto. Questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali scrivere ancora narrativa sulla resistenza. Io non lo so perché in Italia scriviamo poco sulla resistenza dal punto di vista narrativo. Abbiamo avuto ovviamente i nostri grandi, grandi scrittori di resistenza. Mi riferisco prevalentemente agli scrittori partigiani. E arrivano a noi quei romanzi, non li nomino neanche. Difficilmente arrivano a noi romanzi scritti dopo. Questo è un fatto che io non mi so spiegare, ma è un fatto. Tuttavia, credo che scrivere di resistenza dal punto di vista narrativo, se volete anche dal punto di vista poetico, potrebbe aiutare un popolo che storicamente è senza memoria a ricordare, a trasmettere e come dice Elena Beltrami, trasmettere i fatti forse non basta, forse bisognerebbe trasmettere le emozioni, perché le emozioni arrivano e restano.